È ormai conto alla rovescia per Asti Musica, il festival musicale nato nella nostra città e che quest'anno festeggia il 21esimo compleanno. Per il secondo anno di fila a organizzare l'evento ci penserà ASP, l'azienda municipalizzata del comune di Asti. 14 concerti dal 4 al 20 luglio in piazza Cattedrale. A presentare l'evento nella suggestiva cornice del Museo Paleontologico di Palazzo Michelerio, Giovanna Beccuti e Paolo Golzio, rispettivamente presidente e amministratore delegato di ASP, insieme al sindaco Fabrizio Brignoli, a Massimo Cotto, assessore alla cultura e direttore artistico del festival, e a Gianfranco Miroglio, presidente del Parco Paleontologico Astigiano. Come spiegato da Giovanna Beccuti, quest'anno si parlerà di Ecofestival perché dominante sarà il richiamo all'impegno ecologista della manifestazione che, oltre a portare musica nel cuore della città, si impegnerà a sensibilizzare sull'importanza del verde e di un ambiente pulito. Da sempre, cioè dalla prima edizione, si è legata la manifestazione di Asti Musica al decoro della città, alla bellezza della città e nel suo insieme anche nel tenerlo. Asti Musica è quindi pronta a partire con grandi nomi della musica come Albano, Vinicio Capossela, Ezio Bosso e Renzo Arbore. Un grande impegno anche in termini economici per l'azienda astigiana che organizza l'evento. ASP fin dall'inizio ha creduto fortemente nella possibilità di prendersi in carico questa organizzazione. La cosa è nata un po' per caso nel 2014, alla fine del 2014, quando era in dubbio la continuità di questa iniziativa, e confrontandoci con l'allora presidente Paolo Bagnadento e il sindaco, ritenemmo che era un'occasione per ASP per dimostrare la propria capacità di organizzare anche eventi culturali oltre le attività per le quali tradizionalmente ASP è conosciuta. Asti Musica dunque si conferma nel futuro dei progetti di ASP, lo spettacolo è assicurato.